Questa sera alle ore 21 su TFN, nuovo appuntamento con Pedi Pedi. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Amici di Pedi Pedi, ciao a tutti. Come vedete, o piove, o c'è il sole, o nevica, io e l'inossidabile Gianluca che vi faccio vedere siamo sempre in giro per farvi scoprire le cose belle della nostra città, i personaggi, le storie, chi più ha più ne mette, i luoghi. Allora, Gianluca, siamo pronti? Pronti? Prontissimi, lo sai perché oggi, Gianluca, oggi incontriamo un grande artista. Ma non sto scherzando, raga. Quando dico un grande artista, è veramente un grande artista. Si chiama Leonardo. È già uno che si chiama Leonardo. Che può fare? Può essere solo un grande artista. Vediamo, Leonardo. Ciao Roberto. Eh sì, Da quanto Leonardo Pumbo, ragazzi, un grande artista di seno. Molti, accanto allora, a un altro aspetta, grande artista. vai, vabbè, dai, non esagerare. Come Allora, Roberto. intanto, giusto magari per quei pochi che dicono: ma qua è? Giusto? Allora, sicuramente in città l'avete visto. Adesso scorreranno anche le immagini, queste sculture che vedrete. Sicuramente qualcuno dirà: ah, vedi, chi l'ha fatto? L'ha fatto lui. Ok? Quindi stiamo parlando di un Nisseno che ha fatto tante cose, ora piano piano ce ne racconterà. E noi camminiamo così e lui piano piano ci racconta, perché dovete sapere che intanto è reduce di una bella esperienza in Australia, che non è Australia. non è sicuramente dietro l'angolo, non è che domani ci andiamo in Australia. Allora, parlacene, dai. Allora, l'Australia praticamente è l'ultima tappa più lontana a cui sono arrivato, perché fino a 2 anni fa sono arrivato fino al Giappone. Ecco, attenzione, cioè le opere di Leonardo, un Nisseno, sono anche in Giappone. Sì, ebbene sì.